Oggi ci troviamo in uno dei luoghi simbolo della viticoltura valdostana, al Cotè La Tour, in compagnia dell'azienda Le Crête, rappresentata da Eleonora Scherrer. Ciao Eleonora, benvenuta. Ciao. Senti, ci puoi raccontare il significato, il simbolo di questo posto per la vostra azienda? Per noi questo è un punto di partenza. Mio papà negli anni 90, fine anni 89, inizio 90, ha avuto una visione. Questa collina era un incolto e lui ha deciso di farci una vigna e di creare l'azienda Le Crête. È in quel momento che la viticoltura per lui è diventata la sua priorità e in quel momento in cui ha deciso di impiantare in questo vigneto del Pinot Nero, del Syrah e del Fumin, dunque di lavorare sia su varietà autoctone come il Fumin che varietà internazionali, per lavorare anche con delle varietà che potessero essere forse più facilmente comprese al di fuori dei confini regionali. Per noi questo è un punto molto emozionante, è un punto focale, è un punto in cui portiamo le persone che vengono a visitare la cantina, le portiamo anche qua, perché è importante che camminino su questo territorio per comprenderlo. Il passaggio nella vigna è importante per capire poi quello che facciamo in cantina. Noi qua possiamo spiegare al visitatore che abbiamo un erbimento dell'interfila per preservare dall'erosione il suolo, che è cosa fondamentale per un territorio come la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è un territorio che in passato veniva coltivato anche in montagna con dei cereali, con la segale, con le patate, e vi era una regimazione delle acque ben fatta che preservava il territorio. Ora la montagna tendenzialmente viene abbandonata da questo profilo e questo rischia comunque di portare problemi e dissesto a livello idrogeologico. E noi con la viticoltura facciamo la nostra parte in questo senso, perché utilizziamo le acque, le regimiamo e gestiamo un territorio. Senti, hai anticipato un po' l'argomento di questa chiacchierata. Vogliamo parlare di sostenibilità ambientale secondo Le Crête, sia in vigna sia in cantina. Oltre al irrigimentamento delle acque, su cosa lavorate? Noi in vigna stiamo lavorando attualmente con dei punti di rilievo meteorologici collegati a un software che misura costantemente la temperatura e l'umidità dell'aria, la pluviometria, in modo da capire qual è il momento ideale per fare il trattamento. In questo modo si ottimizza anche poi la gestione fitosanitaria del vigneto. E per quanto riguarda poi la vigna, si utilizzano irrigazioni a goccia in modo da ottimizzare anche in questo caso le risorse idriche, visto i nostri suoli sabbiosi, sciolti, morenici, è fondamentale poter intervenire con l'acqua ormai, soprattutto oggi che ci sono dei cambiamenti climatici in atto fondamentalmente. E per quanto riguarda la cantina, lavoriamo con l'utilizzo di pannelli fotovoltaici per utilizzare l'energia direttamente poi in azienda. E un altro intervento che è importante, che abbiamo fatto di recente, è passare per tutta la nostra gamma di vini alla bottiglia leggera, in modo da incidere meno possibile sui trasporti e da ridurre il consumo di vetro. E queste sono delle pratiche che stiamo attuando, guardandoci comunque costantemente intorno per capire cosa è meglio da fare per noi, perché è un momento in cui tutto è in evoluzione e bisogna mettersi in gioco, benché noi guardiamo sempre la nostra tradizione, il nostro passato, perché le radici sono qua, sono nel nostro passato. Bisogna sempre cercare di capire cosa è meglio per il futuro e per il presente, ovviamente. Grazie mille Eleonora, grazie per averci accolto e buon lavoro. Grazie, grazie a te.